Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Mi spiace, ma per tanto tempo io non ho fatto video perché, come sapete, io l'11 ho fatto l'ultimo esame e mi sono persa poi qualche giorno di riposo e adesso posso girare i video. Oggi ne girerò un bel po', così che li potrò caricare nel corso delle settimane. Vi dico anche che durante il mese di agosto non caricherò tantissimi video, perché comunque tornerò a casa e sinceramente starò con la mia famiglia e non credo di avere poi così tanto tempo da poter dedicare a YouTube, a caricare i video e a farli, perché comunque ci vuole del tempo. Comunque, oggi vi parlerò degli acquisti che ho fatto con i saldi. Spero comunque di darvi qualche idea, qualche consiglio per degli acquisti che dovrete fare o semplicemente anche tenervi compagnia. E iniziamo Prime cose subito. che vi Le prime cose che vi faccio vedere sono degli acquisti fatti da Sephora e ho preso questo qui che è il gel doccia della Yes To al pomodoro. È un semplicissimo gel doccia naturale al 99%, 425 ml e un pau di 12 mesi. Questo l'ho acquistato perché comunque a me piacciono tantissimi i prodotti della Yes To. Sono sempre alla ricerca di questi prodotti da Sephora perché non mi piace molto acquistare online, ma so perfettamente che arriverà il momento di dover fare un ordine online. Però comunque a me questi piacciono e in più hanno dei prezzi molto molto competitivi. Questo in sconto l'ho pagato 2 euro, quindi veramente pochissimo, contando che sono 425 ml. Questo ancora non l'ho provato, però ha una profumazione identica a quella della crema, sempre della stessa linea pomodoro, con un leggerissimo retrogusto di pomodoro, ma che non è poi così tanto forte una volta poi applicato sulla pelle. Ho acquistato anche una crema della Yes To. Questa qua è per mani e gomiti. C'era anche quella soltanto per le mani, però ho anche i gomiti e i talloni secchi, quindi ho deciso di prendere questa crema che era molto più grande rispetto a quella soltanto per le mani, così da poterla sfruttare per molto più tempo. Questa qui appunto è alla carota, sono 191 grammi, 98% naturale e 12 mesi di PAO. Questo qua invece l'ho pagato 3 euro, quindi pochissimo per il quantitativo. Questa qua l'ho già provata 2 o 3 volte e devo dire che ha una consistenza molto molto corposa. Idrata molto le mani, l'ho applicata anche sui gomiti, sui piedi, idrata molto le zone, però ci mette molto tempo ad essere assorbita. La profumazione a me non piace molto, ma come non mi piaceva quella del contorno occhi sempre alla carota perché è un pochino plasticoso, anche se di plastica non si tratta. Però comunque come effetto devo dire che mi sta piacendo molto. Sicuramente sarà perfetta nel periodo Sono invernale. È passata. andata anche da Kiko e ho ricomprato il mio top coat base, il Nail Care 3-in-1 Shine, la base che si asciuga molto velocemente e anche fortificante, che rimarrà chiusa fino a quando non terminerò l'altra, che è quasi terminata. È appunto questo qui. E l'ho pagato, faccio lo scontrino, l'ho pagato 2,90 euro, praticamente mi sembra a metà prezzo ed è una base che a me piace tantissimo. E poi sinceramente non trovo il senso di acquistare una base e un top coat se faccio soltanto le unghie dei piedi, quindi preferisco acquistare questo qui. Anche perché comunque mi ci sono trovata benissimo e penso che sia un ottimo prodotto, soprattutto acquistato a 3 euro. Invece, delle collezioni limitate, ho acquistato un'altra Skinny Fit. Questa qua è la numero 05 della marrone, che io ho già utilizzato ieri e ce l'ho indosso anche oggi. È appunto questa qua, lunghissima, marrone, che io ho già provato. Questa qua è molto morbida come matita, molto facile da sfumare, però comunque
comunque, anche se è così facile da sfumare, non cola. Io ieri l'ho utilizzata e sono stata fuori fino alle 3:30 del pomeriggio, quindi nel cuore del caldo, sui mezzi, sull'autobus pieno di gente, quindi l'ho messa veramente a dura prova ieri e devo dire che quando sono tornata a casa il trucco era perfetto. Se n'era andata un po' della rima interna, però esternamente, sia sotto l'occhio che sopra, era perfetta, era come l'avevo sistemata io prima di uscire. E penso proprio che acquisterò anche quella nera, quindi fate finta di averla vista in questo video, perché sicuramente l'acquisterò, perché penso che siano delle ottime matite. Poi costano 3 euro e sono lunghissime. Io avevo già acquistato quella bianca quando le avevano già messe in sconto un mese fa, e continuo a dire che sono delle matite veramente Per ciò che ottime. riguarda invece Gli abiti, sono passata da Pinky e ho preso questa camicia semplicissima, una camicetta tipo senza maniche, dietro non ha assolutamente niente, che ho pagato 16 euro. Questa qua è una L, ho preso una L perché comunque, avendo il seno, devo avere la necessità di poterla chiudere perfettamente. È molto molto leggera, molto comoda, di un jeans veramente molto molto leggero. Qui ha una taschina che naturalmente io non utilizzerò mai, però comunque devo dire che io la cercavo da tanto, una camicetta in questo modo, senza maniche, da poter utilizzare con una maglietta a maniche corte o con una canotta. E diciamo, sono felicissima di averla trovata, anche perché il prezzo di base di queste camicette è 25 Bello. euro. Altra maglietta che ho acquistato è questa qui, che ho acquistato da Zara, che sotto, non so se riuscite a vederlo, ha un taglio obliquo. Ha una fantasia tipo pitturata, molto, molto carina, molto estiva. L'ho pagata 12,99 euro e costava 19,95 euro. Questa è una L e comunque questa qua, se la trovate, vi consiglio comunque di provarla, perché è una maglietta molto molto attillata. E io stavo per prendere una M, perché comunque così sembra anche molto molto larga, molto grande. Invece è molto attillata, perlomeno a me va attillata. Certo, se siete magrissime, beate voi, però comunque a chi ha magari un po' di seno va attillata sul seno, quindi vi consiglio comunque di provarla. Questa qua ancora, come vedete, non l'ho utilizzata perché c'è ancora lo scontrino, il cartellino, ma la laverò e la indosserò. Ultima maglietta acquistata è questa qui, semplicissima, nera, quasi trasparente. Però comunque se mettete un reggiseno nero non si vede assolutamente niente. Qui al lato è un pochino più lunga rispetto alle solite magliette, quindi vi consiglio magari di acquistare una di quelle fasce che vanno molto di moda quest'anno, visto che ci sono le canotte molto lunghe sul lato, molto scollate sul lato, così da non far vedere il reggiseno, soprattutto se il reggiseno magari non è nero, non è uno di quei bei reggiseni che sono fatti per essere visti. Qui l'unico dettaglio è che sulla manica è arricciata, se no è semplicissima, nera, larga, molto molto fresca, molto molto leggera, e questa l'ho acquistata da Mango pagandola 9,99 euro. Ultimi Questi sono queste ciabattine. Scusate, ma sono un po' sbiadite perché le utilizzate nel frattempo, che ho acquistato da H&M. Hanno, come potete vedere, l'arcobaleno, sono bianche con l'arcobaleno, pagate 3 euro. Sono veramente comode, poi io le utilizzo per stare in casa, quindi sono fantastiche. E altri acquisti non ne ho fatti, non credo di farne. Anche perché tra un po' parto e penso comunque di farli quando torno giù, magari sfruttando l'ultima botta di saldi, che sono quelli più convenienti. E comunque niente, fatemi sapere se le cose che vi ho fatto vedere vi sono piaciute, cosa avete acquistato voi, se vi consigliate qualche negozio con qualche cosina particolare, soprattutto per quanto riguarda i vestiti. E niente ragazze, questo era tutto. Noi ci vediamo col prossimo video. Un bacio, ciao!